Massimo, se anche tu vuoi dire qualcosa. Giusto un saluto da Sulmona, anche se io sono originario di Pescara, però ormai sono trapiantato in Valle Peligna e spero da anni di riuscire a ricreare una sezione anche in quell'area con la logica, come accennava prima Camilla, del fatto che da molto tempo, da molti anni, la maggior parte delle attività delle sezioni locali sono concentrate, diciamo, nella parte costiera e non all'interno della provincia dell'Aquila, Aquila compresa. Questo, come sottolineava Camilla, ci comporta due tipi di difficoltà enormi. Primo, il fatto che quando bisogna intervenire con le longo piuttosto che a pizzo ferrato, piuttosto che a torno in parte, deve partire, tra virgolette, qualcuno da Pescara, che poi qualcuno spesso a gusto, ma non solo, o da un'altra area. Avendo, ve lo dico francamente, vivendo io oramai da molti anni in montagna, avendo anche un effetto spesso negativo a livello di rapporti politici, sociali, perché siamo visti spesso come gli ecologisti di città che vengono poi in montagna a dire la loro e a impedire alle persone di svilupparsi, eccetera, eccetera, eccetera. Quando invece questa protesta o questa proposta, come giustamente diceva prima Andrea Di Giovanni, viene da un'area locale, che può essere Avezzano o come può essere Pratola, può essere Sulmona, comunque un'area della provincia, un'area montana, già il rapporto, già il tipo di battaglie, ma anche il tipo di proposte vengono viste facilmente dagli amministratori delle popolazioni in maniera diversa. Quindi, oltre a quello che diceva Camilla, il fatto di saper di avere una sorta di presidio all'interno del territorio e in un'area così importante, problemi legati al fucile, ma anche tutti quelli delle aree protette, non dimentichiamo che noi spesso abbiamo difficoltà a intervenire proprio nelle zone che hanno il più alto valore di naturalità, può essere il Quarto d'Abruzzo o aree periferiche, il Quarto d'Abruzzo, del Silente Pino e così via. Voi tutti conoscete le proposte ultime di riperimetrazione del Parco del Silente Pino e tutto quello che è successo intorno a quel parco, che nel quale io sono stato al consiglio direttivo fino a pochi anni fa, e vi assicuro che non mi sono ripresentato volutamente, cioè, non so se mi avrebbero nominato a Scala di Giovanni, ma l'ho fatto perché lavorare in un parco ridotto in quel modo è veramente molto molto difficile. E quindi sono contento e spero che sia di esempio anche per i submontini, che grazie anche a questa antica rivalità di Marsicali, magari si sveglia qualcuno in più e cerca di fare un'altra sezione locale anche lì. Ricordo con Andrea, io insieme a Andrea avevamo veramente i pantaloncini corti quando abbiamo iniziato a lavorare al Parco d'Abruzzo, con gente che ricordava lui, con Luigi Piccioni, con altre persone, ed era veramente l'inizio della sezione regionale del WWF. In quegli anni, diciamo, il WWF è nato, il WWF in Abruzzo, anche grazie all'apporto di persone di Avezzano e di Torri. Quindi mi fa molto piacere tornare qui e vedere tutta questa gente che non è poco, insomma, siete pochi per una sezione che sta nascendo. Passo la parola e non mi dico un ulteriore. Sì.